La Repubblica di Cospaia è tornata a vivere il 27 e 28 maggio e lo ha fatto in grande stile con personaggi di spicco del giornalismo e della cultura. Un lembo di terra nel comune di San Giustino ricco di tradizioni, storia, aneddoti ed enogastronomia che ha catturato l'attenzione del neo direttore del Daytime di Rai 1, Angelo Mellone, arrivato a Cospaia per partecipare ad un importante momento di confronto sul tema del turismo con il convegno sul marketing territoriale e sviluppo locale Repubblica di Cospaia 1441 Perpetua et Firma Libertas. Tra i relatori anche la giornalista enogastronomica volto di Rai 1 Monica Caradonna e Giuseppe Calabrese Peppone di Linea Verde, che ha parlato di potenziale di Cospaia in ottica di sviluppo turistico. Con loro il sindaco di San Giustino Paolo Fratini, il dirigente della regione Umbria Luca Federici, Nadia Burzigotti, esperta di storia locale, e Giovanni Cangi, esperto di restauro architettonico. Il neo direttore delle Daytime di Rai 1 si è detto particolarmente colpito dalla storia e dal potenziale del piccolo borgo umbro. Dalla Repubblica di Cospaia a quale futuro per Cospaia? Il futuro di Cospaia sta nel passato di Cospaia, cioè prendere 400 anni di storia, trasformarlo in un grande racconto che sappia diventare virale. Cospaia ha una storia molto affascinante. Legata a prodotti, legata appunto a questa forma strana, no, che ha assunto di confine, di contaminazione, di incontri, anche un po' piratesca. E poi altra cosa, Cospaia deve essere uno dei centri della battaglia culturale che bisogna fare per salvare i borghi italiani, che significa salvare l'Italia. Una due giorni dedicata all'antica Repubblica di Cospaia e al suo territorio, che ha preso il via ufficialmente con una passeggiata lungo il sentiero che un tempo percorrevano i contrabbandieri, dove, attraverso piccoli spettacoli teatrali, è stata fatta rivivere l'atmosfera quasi piratesca di quel tempo passato. Non poteva poi mancare l'appuntamento enogastronomico con il pranzo storico aperto al pubblico e dedicato alle eccellenze locali, perché il cibo, come affermato da Monica Caradonna, è il collante tra il territorio, la cultura e chi lo vive. Cibo come valorizzazione del territorio. Beh, bisogna riconnettere la cultura enogastronomica con quella dei territori, perché l'una non può prescindere dall'altra. È una storia che si ricollega, che parte veramente dagli albori di ogni territorio, che poi si ritrova nei piatti. Quando noi mangiamo un piatto, andando ad individuare singoli elementi, possiamo risalire a ritroso alle storie di tante famiglie di agricoltori. Soddisfatto di questa prima edizione, il sindaco Fratini, che ha annunciato già i lavori in corso per l'edizione numero 2 della rievocazione storica dell'antica Repubblica di Cospaia e che ha confermato la volontà dell'amministrazione di investire sulle attività di valorizzazione di questa storia unica non solo a livello regionale ma anche nazionale. Ospiti importanti per il futuro di Cospaia. Sì, diciamo che questa è la prima iniziativa di una rievocazione vera della Repubblica di Cospaia. Sicuramente dobbiamo già pensare alla seconda edizione. L'amministrazione, insomma, sicuramente ci investirà sul valorizzare Cospaia, storia unica del nostro territorio. Un'attenzione nuova quindi su Cospaia ed una nuova consapevolezza su questo tesoro di inestimabile valore che può indubbiamente fungere da volano importante per lo sviluppo di un turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico per il comune di San Giustino e non solo.